Edizioni Musicali Casa dei Sonora presentano Romagna Mia Classic, un programma di musica e spettacolo. Buon divertimento! Eccoci qua, puntuali come sempre, benvenuti dalla Romagna, da Letizia Valletta Casadei che vi dà il benvenuto e vi ricordo subito in apertura che questo programma è un prodotto delle edizioni musicali Casadei Sonora. Ci tengo a ricordare che insomma, le immagini che vedremo insieme durante la puntata sono immagini un po' d'archivio, quindi qualche cosina, insomma in qua e là ci sarà qualche difettuccio, ma non è colpa del vostro televisore, perché proprio sono bobine d'epoca e quindi insomma saranno leggermente rovinate in qualche punto e ci perdonerete. Immagini tratte da YouTube, quindi accontenteremo anche i più giovanissimi e quindi siamo tutti pronti adesso a partire, a aprire questa puntata collegandoci nel 1991 al Teatro Novelli di Rimini, dove ci sta aspettando tutto il cast di Romagna Mia. Insomma, la presentazione era inconfondibile di Nilla Pizzi, insieme a lei c'era Moreno Cavallotti, Lamberto Lipparini, Madame Maurice, poi tanti collegamenti curati da Luciano Vasini, le interviste di Perini, quindi insomma tanti tanti gli ospiti che sono veramente intervenuti in quelle edizioni così fortunate. Adesso siamo fortunati perché apriamo proprio con l'intervista di Daniele Perini, che in quell'occasione era in compagnia di Maddalena Fellini per voi. Nilla, abbiamo con noi in studio e con voi a casa la sorella di Federico Fellini, il maestro Fellini, Maddalena Fellini. Un grande applauso. Senta, c'è una domenica speciale per lei, vero? Sì, è il titolo del film che ho girato l'inverno scorso, si chiama La Domenica Specialmente. Anzi, siccome adesso è proprio in Romagna, sia Rimini, Cesena, Faenza, invito tutto il pubblico e quelli che ancora non sono andati a vederla ad andarlo a vedere, perché è un bel film, un film che merita di essere visto. Sono quattro storie di Tonino Guerra sulla nostra Romagna, sull'entroterra romagnolo. E se a uno non ne piace una di storie non può dire che non piaccia una delle altre tre. Con grandi registi, Tornatore, Bertolucci, Barilli, peccato che manca, e Marco Tullio Giordana. Che manca il maestro Fellini. Beh, lui fa altre cose, cose pensate, scritte, sceneggiate da lui con qualche collaboratore. Comunque questo è un film che non ha niente da invidiare ai figli Federico. Ecco, signora Maddalena, ma quindi una domenica speciale per lei, il film Una Domenica Specialmente. La Domenica, sì, Specialmente. La Domenica Specialmente, sì. Io so che il maestro ama moltissimo gli oroscopi. Lei? Beh, lei mi fa una domanda un po' a bruciapelo. Io non ho mai creduto negli oroscopi, né nei maghi, né maghette, e nell'astrologia neanche. Cioè non è che non mi sono mai interessata di queste cose. Penso che la vita sia solo nelle mani del Signore e un po' posso credere al destino. Invece questa volta stavo aspirando l'inverno scorso, uno degli ultimi sabati di gennaio, l'ultimo scorso, la moquette della mia camera, e a un certo momento l'aspiratore non aspirava più, mi sono fermata per cambiare il sacchetto, c'era una radio accesa nel corridoio, una radiolina nel corridoio dentro la mia libreria, che stavano proprio dicendo bilancia, io sono della bilancia, per i nati nella seconda decade, nelle prossime 24 ore riceveranno una telefonata che cambierà il corso della loro vita. Io ho fatto una risata, ho finito di cambiare il sacchetto dell'aspirapolvere, ho continuato a pulire la mia camera da letto e invece proprio quel pomeriggio lì, era il 26 di gennaio mi sembra, ho ricevuto una telefonata di questo aiuto del regista di Marco Tullio Giordana che mi proponevano di fare questa parte nel film. Lo sa che lei a Rimini è più...
Lei a Rimini è più famosa del sindaco, lo sa? Beh, adesso non credo più famosa del sindaco. Comunque io sono nata e vissuta tantissimi anni fa, quasi all'epoca di Garibaldi a Rimini, perciò mi conoscono tutti. Io voglio bene a tutti e molti, spero, vogliono bene a me. Lei... Maddalena Fellini, futuro sindaco di Rimini. Fa anche rima. Sì. Lei è anche brava a raccontare le barzellette. Sì. Ce n'è una veloce per il pubblico di Romagna Mia. Veloce. Le mie sono barzellette in dialetto e di solito non sono molto televisive. Adesso una che mi viene in mente così è tanti anni fa, qui a Rimini veniva sempre Girola, che aveva un teatro tenda ed era adesso poverino è mancato qualche anno fa. E allora di pomeriggio lui all'ultimo momento era venuto a mancare un attore che doveva fare in una commedia, dire una battuta cantata. Allora hanno cercato fra i filodrammatici riminese e hanno trovato un certo Petrella che doveva dire come battuta, doveva entrare avvolto in un tabarro e dire il tenore dal proscenio si girava, il tenorino che era il principe tutto azzurro, col vestito, col manto azzurro e bianco, doveva chiedergli come sta il re e lui da dietro doveva rispondere con una voce un po' baritonale, anzi quasi da basso, male. Allora era molto emozionato di dover dare questa risposta e l'aveva provata tutto il giorno a casa con i suoi e diceva, ma la suocera, dam la battuta, allora la suocera la diceva, come sta il re? Male, ha provato tanto che la sera della rappresentazione, quando il tenorino si è girato e gli ha detto, come sta il re? Non gli è venuta fuori la voce. Allora il tenorino ha pensato fosse un po' emozionato, gli ha ridato la battuta, come sta il re? Facendogli vedere che era un po', insomma, doveva sbrigarsi. Lui ha provato, ha messo tutta l'anima in questa risposta, ma non gli è venuto fuori niente. Allora quella ha battuto anche il piede, indignandosi, come sta il re? E lui ha fatto. Non potendo fare altro. Ha fatto così. Questa è una foto a lei cara. Sì. Beh, chi è, signora Maddalena, la persona più importante della sua vita? In questo momento, o già da tempo? In questo momento. Beh, due sono, non mi faccia trovare da litigare in famiglia, mia figlia e mio marito. Rientriamo per lo spazio dedicato ai più piccolini, perché no, ci divertiamo anche noi più grandicelli insieme a Matteo Moni e Mirko Alvisi per voi. Gentili signori e signori, buonasera dal commissario Sussurro e da Giorgio Faletti. Come vedete il commissario questa sera in una veste rinnovata. Sì, t'ho visto che sei senza barba, come mai? È il Natale, sai. È il Natale. Spuntano tante cose nuove, le palline nelle piante e i commissari si tagliano la barba. Ma passiamo a cose molto serie, al nostro strazia che notizia. L'unico notiziario che lo notizia è... ti strazia. Cinema. La nota porno diva Moana Possi ha dichiarato alla stampa che girerà il suo prossimo film completamente vestita, ma con gli operatori nudi. Ah, mi sembrava. Un noto settimanale ha pubblicato una notizia su Silvio Berlusconi. Lui è dappertutto, fa, disfa, compra, vende. Silvio Berlusconi, se avesse un bel seno, farebbe l'annunciatrice. Sei proprio sicuro? Ah no, se l'annunciatrice avesse un bel seno ce la farebbe Berlusconi. Ah, così va bene, sì, molto bene. Sì. Un secondo. Sì. Sì? Certo, regia. Sì. Come dice, ah, è il momento? Ora è il momento? D'accordo, va bene, ben gentili. La velina. C'è la velina. Questa me la prendo io la velina. Grazie. Eventualmente si mette il numero di... Te la velina. Allora, sembra nota casa discografica romana ha finalmente deciso di lanciare il cantante Moreno Cavallotti. Verso il successo? No, dalla finestra lo lancia. Così va bene. Sì. Cagliari, il maestro Lamberto Liparini domenica prossima terrà un concerto di fronte a decine di giovani sardi. Guarda che non è proprio così, eh? Ah, hai ragione, si scusa. Sì. Terrà un concerto di fronte a decine di giovani sordi. Ma allora non sentono niente. È meglio. Ah, Liparini. E vedo che è qua. Sì. È qua. No, è qua. No, è là. Sì, è là. È la cosa. È la velina. La velina, ancora la velina. Ancora la velina. No. Un'altra velina. La prego. Una velina, la prego.
Un'altra pelina. A proposito, hai sentito che Louis Armstrong, cioè in memoria di Louis Armstrong, ha fatto un nuovo album per Natale che lui cantava molto. Solo un secondo. Sì. È la regia che mi dà queste disposizioni. Sì. Pronto? Regia? Abbiamo un filmato? Sì. Sì, abbiamo il filmato di Louis Armstrong? Perfetto, possiamo mostrarlo ai nostri... Perfetto, benissimo, d'accordo. Ben gentile, regia. Può partire col filmato, grazie, molto gentile. The same but no, I feel the nerve. Sorry to say, I feel so different to me. When I wonder the world, I've been here. Anch'io ho fatto il mio filmato, vai! Perfetto, era davvero un bel filmato. Sì. E passiamo ad una notizia sul maltempo, o bel tempo, dipende dai punti di vista. Grossa nevicata sull'Appennino modenese, grande gioia dei bambini che non hanno perso occasione per divertirsi giocando con le pale di neve. Il nostro inviato Luciano Vasini si è recato immediatamente sul posto per rompere anche quelle. Un secondo. Ah, la notizia non è finita, non finisce così. Ah, no. D'accordo. Anche quelle barriere di inibizione che impediscono agli adulti di apprezzare tali giochi. Era meglio prima. Indagine Doxa, sembra che da una recente statistica sui metodi per far addormentare i bambini è stato dimostrato che su 100 10 si addormentano con i libri di fiabe, 10 con la nina nanna della mamma, gli altri 80 si addormentano con le videocassette delle interviste di Daniele Perini. Questa mi è piaciuta. E passiamo... Sì. Ben gentili. Sì. Passiamo alla politica. Sì. I sindacati CGIL e CISL e UIL rendono noto che se verrà tutito il disaccordo tra PDS e DC si potrà facilmente appianare la divergenza fra PRI, PSI e PLI, il che è di alternare la polemica tra MSI e PSD così da poter dibattere la controversia tra PDS e PRI, PLI con il risultato che sarebbe di risolvere soltanto il disaccordo tra PRI, PSI, PSD, PRI e DC. Oh, basta, basta, che non si capisce... un tubo, non si capisce, sembra di sentire cantare Giovanotti, presente Giovanotti, che quando canta quello lì non si sente mai quello che... Pronto? Sì, sì, il filmato di Giovanotti, sì, vai col filmato di Giovanotti, vai regia, vai che ti do una martellata anche a te, ti do una martellata, cammina! Vai così ragazzi, tutti insieme! Vai così! Che bello è quando c'è tanta gente, tu che canti sempre, sempre non capisci, un accidente è una libidine, è una rivoluzione. Vai così ragazzi, tutti insieme, vai così fratelli, yeah, oh yeah, vai così! Edizioni musicali Casadei Sonora. Divertiti con l'allegria della nostra musica. Edizioni musicali Casadei Sonora. È una garanzia. Spartiti con i brani più belli firmati Casadei. Polche, valzer, mazurche, assoli di clarinetto e sax e tutti i ritmi internazionali più ballabili. CD, musicassette e DVD per avere sempre a casa tua una grande festa. Edizioni musicali Casadei Sonora. La tradizione, l'attualità. Torniamo sul palcoscenico di Romagna Mia nel teatro, quando tra gli ospiti c'era la grande orchestra di Jenny Pierrot che in quell'occasione ci faceva ascoltare Come ribella Maria. Seni troppo grandi erano un problema in più, sogni esagerati e le carezze a chi vuoi tu, le mani, quelle mani
che mi toccano su e giù. Le storie sui divani che racconti a chi vuoi tu. E lei non ha più un corpo, nella testa non ha età. Si tiene tutto dentro, maledetta verità. Tutto per necessità. Un corpo nudo e un letto, e la radio suonerà le canzoni di Battisti, di Dalla, che sai tu. Se non ricordo i testi, poi vincevi sempre. Corpo, nella testa non ha età, si tiene tutto dentro, maledetta verità. Il tempo del silenzio, dove sì, vivevi tu. Adesso che ci penso, non ti riconosco. Centrale del Latte di Cesena. Ogni giorno lavora solo latte romagnolo dei propri soci, proveniente dalle province di Forlì Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara, per produrre latte, formaggi e gelati di assoluta qualità. Tutti i prodotti della Centrale del Latte, a garanzia di genuinità e trasparenza, hanno una tracciabilità giornaliera fino alla stalla di provenienza, consultabile anche sul sito centralelattecesena.it. Dalla tua terra alla tua tavola, da 50 anni, latte, formaggi e gelati di Romagna. Centrale del Latte di Cesena, la bontà che lascia traccia. Vi
Vi avevo detto, insomma, giusto il tempo per un caffè veloce, perché siamo pronti per ripartire alla grande per questa seconda parte di questa puntata. Proseguiamo sempre col trasferirci al Teatro Novelli di Rimini, dove in quel momento c'era una grandissima artista che ci sta aspettando, e lo vedremo insieme in questo momento con la splendida voce di Nilla Pizzi. Su un campo di grano, che dir di non so, un di Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare e lì si incantò. La papera al papero disse: papà, pappare i papaveri come si fa? Perché vuoi pappare i papaveri? Disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata: che cosa ci vuoi far? Così è la vita. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi far? Vicino a un ruscello, che dirvi non so, un giorno un papavero in acqua guardò e vide una piccola papera bionda giocar e lì si incantò. Papavero disse alla mamma: mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera, disse mamma. Se tu da lei ti lasci impaperare, il mondo intero non potrà più dire. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi far? Ma un giorno di maggio, che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo di vento i papaveri in alto portò. Così papaverino se n'è andato, lasciando paperina impaperata. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi far? 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 E continuiamo con lo spettacolo, questa volta ci teletrasportiamo a Cervia e solo qualche settimana fa abbiamo avuto questa serata importantissima per celebrare, insomma, il centenario di questo comune importante a livello turistico e non solo, e in quell'occasione vediamo la grande orchestra, grande evento che ci farà ascoltare questa bellissima canzone per voi. Mamma è il nome più caro che c'è, mammina mia, mammina. Il primo nome che parla al mio cuore, mammina mia, mammina. Vedo quel volto la notte ed il dì, mammina mia, mammina. E quando il cuore più triste si fa, mamma voglio gridar. Mamma mia mamma, io son con te. Mamma mia mamma, vivo per te. Io avrò,
mammina mia, mammina. Pensa che solo io cerco il tuo amor, mammina mia, mammina. Nel mio dolore posare saprò, mammina mia, mammina. La stanca fronte allor sopra di te, mammina del mio cuore. Mamma mia, mamma, io son con te. Mamma mia, mamma, vivo per te. Ed il mio amore per sempre sarà felicità. E se un giorno anziano vedrò, mammina mia, mammina, quel volto caro di mamma amerò, mammina mia, mammina. In quelle rughe specchiarmi saprò, specchiar la vita mia. A quella vista il mio cuore saprà, mamma soltanto amar. Mamma mia, mamma, io son con te. Mamma mia, mamma, vivo per te. Ed il mio amore per sempre sarà felicità. A Secondo Casadei con affetto, il nuovissimo CD firmato Edizioni Musicali Casadei Sonora. Divertiti con l'allegria della musica dell'indimenticabile maestro, con i solisti che hanno fatto la storia. La grande festa è a casa tua. A Secondo Casadei con affetto. 27 brani interpretati dagli artisti della Romagna più amati e popolari. Richiedi subito il tuo CD. Chiama allo 0541 945259 o scrivi a info@casadeisonora.it. Valzer, mazurche e polche per una meravigliosa occasione di divertimento e buon umore. A Secondo Casadei con affetto. L'amore per la nostra terra si sente, si ascolta, si balla. E continuiamo con lo spettacolo. Questa volta voglio sbirciare sul portale di YouTube, dove troviamo veramente una scatenatissima, insomma, Donatella Rettore. Donatella Rettore, dove ci farà ascoltare il Cobra. Ve la ricordate questa canzone? E allora ce l'ascoltiamo tutti insieme. Rettore mit Cobra. Il Cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa innocente quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu. Il cobra consano, se lo metti fa male, perché non si usa così. Il cobra amazzone, di pietra d'ottone, è un nobile servo che vive in prigione. Il cobra si snoda, si gira, mi chioda, mi chiude la bocca. Il cobra non è un vampiro, ma un lato sospiro
recente. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando amo te. E adesso il momento di salutare questi amici. Centrale del Latte di Cesena. Ogni giorno lavora solo latte romagnolo dei propri soci, proveniente dalle province di Forlì Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara, per produrre latte, formaggi e gelati di assoluta qualità. Tutti i prodotti della Centrale del Latte, a garanzia di genuinità e trasparenza, hanno una tracciabilità giornaliera fino alla stalla di provenienza, consultabile anche sul sito centralelattecesena.it. Dalla tua terra alla tua tavola, da 50 anni, latte, formaggi e gelati di Romagna. Centrale del Latte di Cesena, la bontà che lascia traccia. Mi riprendo magicamente la linea perché adesso è il momento di scatenarci con questa esibizione spettacolare, ma che dico spettacolare, magica, ma che dico magica, coloratissima, tarara, perché adesso in teatro noi torniamo al Bonci dove ci sta aspettando il Brasil Samba Show. Avete visto? Veramente stiamo spaziando in lungo e in largo, abbiamo tanti tanti ospiti e tra questi abbiamo l'esibizione di Moreno Cavallotti con... La vita lenta se ne va, ma il tempo non è mai abbastanza
per vivere la vita. E dentro questo guscio io credevo d'essere invincibile.